Bonelli, buongiorno. Buongiorno. Allora, settimana un po' movimentata, anche se dopo una vittoria, diciamo un po' qualche polemica in campo e fuori campo, precisazioni e via dicendo. Insomma, come vivete queste, non so se definirle, poterle definire pressioni o osservazioni, giuste o sbagliate che siano, all'interno dello spogliatoio? Sicuramente abbiamo fatto una buona partita e questo ha dato morale alla squadra. E noi ci alleneremo sempre al 100% come abbiamo fatto dall'inizio dell'anno e sicuramente dobbiamo fare molto meglio in trasferta e quindi questo per noi è una grande occasione e sono sicuro che risponderemo in campo. Avellino è una piazza importantissima e bellissima. E ho avuto la fortuna anche di stare qui l'altro anno con la primavera e anche ho avuto l'occasione da gennaio poi di andare in prima squadra e di vedere comunque cos'è la prima squadra e sicuramente questo mi ha aiutato anche per quest'anno e infatti quest'anno ho iniziato con una sfortuna che, per il fatto che mi sono fatto male e ci sono stato male stando fuori dal campo. Ma sono rientrato con la testa giusta e credo che questo sia visto e sicuramente non ho fatto niente e devo continuare così. Faccio Tommaso, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederti come funziona questa catena a sinistra di 2000 con Parisi, in realtà sembrate molto più pronti anche rispetto ad altri under e poi nel tuo percorso di crescita, domenica è stato il nostro ospite misteriale, lo diceva davvero molto bravo, deve toccare solo la palla una volta in meno, in realtà domenica scorsa l'assist è arrivato proprio così con un tocco di prima molto bene. No, io a sinistra con Parisi mi trovo molto bene e siamo due che diamo il 100% su quella fascia, ma come Parisi può fare il terzino e anch'io posso fare la mezzala, il terzino, insomma dove il mister vuole io sto a disposizione. E Iandolo mi ha allenato con la primavera ed è una grandissima persona che io stimo tantissimo. Però ha ragione, qualche volta magari mi intestardisco cercando il dribbling o provando la giocata che poi risolve la partita, invece come mi dice anche il mister Graziani adesso, giocare semplice è la cosa più importante, un tocco va benissimo. Devito. Buongiorno Tommaso. Buongiorno. Ah, io ho fatto la mezzala per vari anni, poi l'altro anno e anche con Iandolo e gli altri mister in primavera ho fatto il terzino perché serviva così e non certo, di certo non ho detto no, ho fatto il terzino per svariate partite e, però nasco mezzala poi quest'anno il mister ha visto le mie capacità e ha deciso di mettermi esterno ma mi sto trovando benissimo anche da esterno, non c'è differenza per me. E per il... All'inizio hai parlato delle difficoltà della squadra in trasferta, il suo punto nell'ultimo quarto partito sì, secondo me anche i punti persi in trasferta anche a causa dei campi che non tutti hanno la fortuna di avere uno stadio con tutti questi tifosi che scaldano la partita, quindi siamo costretti a dare il 200% in campo e quando andiamo in trasferta non tutti hanno il campo nostro, quindi magari andiamo in difficoltà ma sta a noi entrare in campo e fare la lotta anche perché gli avversari sanno che vanno a giocare contro l'Avellino e fanno cavolo e danno il 200%, ma sta a noi fare la guerra là in mezzo. Senti, fare la Serie D per un 18 è una grande opportunità, farla da Avellino ancora di più. Io avevo dimenticato, c'era già l'anno scorso, le differenze sono comunque tante, perché abbiamo forse c'è la primavera, non c'è mai un'opportunità in prima squadra, però che cosa restituisce a un ragazzo giovane come deve poter fare questo? Ma per me è un sogno, già la prima volta che sono entrato in campo e vedere tutti i tifosi, tutti che iniziano a conoscerti, no? E mentre prima non c'era nessuno, magari non eravamo seguiti, ma questo ti dà uno stimolo esagerato. Infatti ora quando entro in campo faccio la guerra, che prima magari mi mancava come caratteristica ed è una cosa bellissima. Va bene così? Volevo chiederti il tuo punto di riferimento tra Juve in squadra
qualità per ispirarsi a qualche grande campione? No, io non ho punti di riferimento, cerco di prendere un po' di tutto da tutti perché sono tutti grandissimi, grandissimi giocatori e più imparo e meglio è, magari mi aiuta sempre di più prendere lo spunto da un po' da uno, un po' da un altro e ho la fortuna di potermi allenare con loro ed è fantastico. Prima ora ha smesso, cioè dove sta Iniesta comunque, io ho sempre visto i video che prima delle partite mi vedevo lui perché è un giocatore completo. L'ultimissima cosa volevo fare, visto che è stata la settimana delle polemiche sul rapporto con Graziano, c'è chi dice insomma che sia eccessivo in alcuni modi, soprattutto all'inizio dell'anno è stato toccato questo discorso. Il tuo rapporto con il mister e in generale voi giovani, come prendete anche queste bacchettate pubbliche, anche se poi un discorso individuale rispetto al carattere di ciascuno? No, quello che fa lui è anche abbastanza giusto, che ci dice la verità in faccia, comunque come stanno le cose. E questo noi, c'è cioè chi lo può, chi lo, cioè va preso come stimolo quello che ci dice, non ci dobbiamo abbattere magari quando ci dice qualcosa di troppo, perché so che lui lo fa per noi e per poter esprimere quello che abbiamo. Va bene, grazie. Grazie.